Randazzo Catania. Controlli alle attività commerciali, complessivi 6.000 euro di sanzioni ai titolari di due bar. L'attività ispettiva ha riguardato diversi bar del centro storico, due dei quali, al termine degli accertamenti, sono stati sanzionati. I carabinieri, dopo aver effettuato l'ispezione igienico-sanitaria degli ambienti, hanno rilevato come un locale fosse stato adibito a deposito di alimenti senza la prescritta autorizzazione. A fronte di tali violazioni, la titolare, una trentenne del posto, è stata sanzionata per un importo complessivo di 3.000 euro, con richiesta inoltre all'ASP di Catania del provvedimento di chiusura del locale del sottodetto adibito irregolarmente a deposito di alimenti. Sono state appurate irregolarità anche in un secondo bar, la cui titolare, una quarantenne, anch'essa di Randazzo, è stata sanzionata per un importo totale di 3.000 euro, per la presenza di due locali adibiti a deposito di alimenti in carenza della prescrittiva autorizzazione. Catania via Gallo. Tenta furto all'università ma viene sorpreso e arrestato dai carabinieri. Tentato furto presso la facoltà di legge di un trentenne catanese pregiudicato, si è introdotto all'interno del plesso universitario di Via Gallo, attualmente oggetto di ristrutturazione, dove il ladro aveva preso di mira un container che la ditta appaltatrice per i lavori aveva installato nel cortile dello stabile. Il malvivente però non sapeva che in tutti gli ambienti dell'università sono installate delle videocamere di sicurezza che hanno immortalato l'intruso. Il trentenne è stato bloccato proprio mentre tentava la fuga del cancello retrostante l'ingresso principale, quello che si affaccia su Piazza Santo Carcere. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, detto anche obbligo di firma. Disabili gravissimi. Dalla Regione 17 milioni di euro per febbraio. Oltre 17 milioni di euro per il pagamento di beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per il mese di febbraio 2024. L'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha infatti impegnato la somma di 17 milioni a valere sul Fondo regionale per la disabilità. I fondi saranno destinati a tutte le ASP dell'isola sulla base della comunicazione del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti a febbraio risultano oltre 14.000. Sanità a Catania. Sarà la sanità il tema del quarto incontro della Scuola di Formazione per il Bene Comune, promossa da Future Lab e Compagnia delle Opere Sicilia. Sabato 16 marzo alle ore 9.30 nell'aula magna dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania saranno presenti relatori di alto livello che dialogheranno con studenti universitari e delle scuole medie superiori e con gli imprenditori del settore. Questo appuntamento è patrocinato, oltre che dal Comune e dall'Università degli Studi di Catania, anche dall'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania e dall'Ordine dei Farmacisti di Catania, FARE. Oggi, 13 marzo, è stata presentata alle ore 10 nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti la quinta edizione, Catania 2024, dei Giochi Mondiali dello Sport d'Impresa, World Company Sport Games, che si disputeranno a Catania dal 19 al 23 giugno. Sono intervenuti il presidente nazionale CISAIN Luigi Fortuna, l'assessore allo sport del comune di Catania Sergio Parisi, il vicepresidente mondiale della World Federation for Company Sport Umberto Elardo, il presidente onorario CISAIN Giacomo Crosa, il vicepresidente nazionale vicario CISAIN Salvo Spinella, il vicepresidente vicario regionale CONI Sicilia Enzo Falzone e infine lo stesso primo cittadino che ha concluso l'evento. Inoltre il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha inviato agli intervenuti un videomessaggio augurale. Ciao a tutti e complimenti, complimenti. WCSG, Campionati Mondiali dello Sport d'Impresa, nel pieno solco di quello che ovviamente la storia, la cultura dell'Oxain legata al mondo dello sport e tempo stesso da chi ha cultura imprenditoriale, cultura d'impresa. Non solo la vetrina turistica ma anche l'attrattività imprenditoriale, perché quando si parla di giochi aziendali si parla anche di grossi player che potrebbero venire a investire nel territorio catanese date le straordinarie opportunità che si stanno offrendo. È un momento assolutamente positivo e favorevole per la nostra città. Se noi riusciamo a
purgare questo momento dalle fisiologiche intemperanze di qualcuno, dalle frustrazioni di chi crede che debba avere maggiori ruoli nella conduzione della politica amministrativa catanese, allora a quel punto riusciamo ad apprezzare il valore aggiunto che stiamo potendo dare, perché se ci sono giochi mondiali aziendali a Catania, se a ottobre ci saranno i giochi giovanili del CONI a Catania, verranno, speriamo, in 5.000, noi auspichiamo anche di più, perché Catania è una città che può ospitare come ricettività e come impianti sportivi una grande moltitudine di persone, e ce ne siamo resi conto facendo proprio il punto ieri di questo evento. Noi per tradizione possiamo vantarci di essere i fondatori del mondiale dello sport d'impresa, facendo parte già dell'europeo dello sport d'impresa che abbiamo fatto 8 anni fa a Riccione, quindi siamo già collaudati a questi eventi così grandi. L'ennesima testimonianza di quanto Catania vale per il turismo, ma in questo caso per il turismo sportivo. Quest'anno ci saranno tante iniziative, tante manifestazioni. La settimana scorsa abbiamo annunciato il trofeo CONI ad ottobre, oggi presentiamo i campionati aziendali mondiali, ci saranno qui 5.000 atleti, come appunto ha detto lei, e per tanti giorni questi atleti non solo si cimenteranno sui campi sportivi, ma andranno in giro per la città, acquisteranno nei nostri negozi, consumeranno nei nostri bar, alloggeranno nei nostri alberghi. Lo sport d'impresa è un concetto molto importante, perché mette insieme la dimensione sportiva e quella lavorativa delle persone, e in questa doppia dimensione che viene coniugata si ha la possibilità di avvicinare veramente le persone ai popoli. La Casa Bianca ha annunciato che il Pentagono invierà 300 milioni di dollari in armi all'Ucraina. L'annuncio arriva mentre Kiev è a corto di munizioni e gli sforzi per ottenere nuovi fondi per le armi si sono arenati a causa dell'opposizione repubblicana. This package is the 55th tranche of assistance and is valued at up to $300 million and includes capabilities to support Ukraine's immediate air defense, artillery and anti-tank requirements. L'Assemblea nazionale francese ha votato a favore dell'accordo di sicurezza franco-ucraino. Il patto di sicurezza decennale con Kiev prevede l'impegno di Parigi a fornire più armi, addestrare soldati e inviare fino a 3 miliardi di euro in aiuti militari. I parlamentari francesi hanno votato il patto a larga maggioranza. Intanto è salito il bilancio dell'attacco missilistico russo sulla cittadina natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Sono 4 i morti e oltre 40 i feriti dopo che il governatore della città ha dichiarato su Telegram che una donna è morta in ospedale a causa delle ferite riportate. 6 persone sono ancora in condizioni critiche, inclusi 2 bambini. In risposta all'attacco, il presidente ucraino ha affermato che Kiev infliggerà perdite pesanti alla Federazione Russa. 2 feriti a causa degli attacchi russi anche nel Donetsk e 8 feriti e 3 dispersi a Somme. Anche Kiev ha attaccato nella notte. I sistemi di difesa antiaerea russi hanno intercettato 58 droni, ma uno ha colpito una raffineria di petrolio nella regione di Ryazan, a circa 200 km a sud-est di Mosca, causando un incendio. Ci sarebbero diversi feriti. Avvocato l'ambasciatore russo in Moldova Oleg Vaznetsov per protestare contro l'apertura di seggi elettorali per le elezioni presidenziali russe nella regione separatista della Transnistria. La decisione è stata presa senza il consenso del governo di Chișinău. Nota de protest i-a fost înaintată ambasadorului Vaznetsov și, încă o dată, repet, toată lumea trebuie să respecte statul Republica Moldova și, prin aceasta, cetățenii Republicii Moldova. Vaznetsov ha dichiarato che la diplomazia russa rispetterà il diritto di voto di tutti i cittadini della Federazione Russa. Обращение поступило в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в Министерство иностранных дел Российской Федерации, в посольство тоже, с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление. Secondo le agenzie di stampa russe, il 17 marzo, giorno delle votazioni nella Federazione Russa, saranno aperti 6 seggi elettorali per i 200.000 cittadini russi residenti in Transnistria. Nel 2018, durante le precedenti presidenziali, i seggi erano 24.
Più ad est, nei territori occupati ucraini, si terrà un voto anticipato dal 10 al 14 marzo. Nella regione di Donetsk, controllata dalle forze di Mosca, i seggi sarebbero invece stati aperti già il 25 febbraio. Un cittadino lituano arrestato a fine dicembre al confine tra Lituania e Bielorussia è morto in un carcere bielorusso. Le autorità lituane hanno appreso del decesso solo dopo ripetuti tentativi di contattare il detenuto. Ir kaip atsakymą į šitą notą gavom skambutį iš Baltarusijos institucijų, kad susitikimo organizuoti nepavyks, kadangi Lietuvos pilietis yra miręs. Sorprese e indignate per la morte del cittadino, le autorità lituane chiedono spiegazioni alle loro controparti bielorusse. Šiandien gavom notą iš Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos, kurioje yra patvirtinamas Lietuvos piliečio mirties faktas ir data. Tačiau kol kas daugiau jokios kitos informacijos nesam gavę, todėl yra dar kartą paprašyta pateikti visą informaciją apie šito įvykio aplinkybės. Kokios priežastys yra mirties, kodėl taip įvyko, ar jam buvo suteikta medicininė pagalba. Kodėl taip ilgai nebuvo leista susitikti konsului su Lietuvos piliečiu? Secondo l'ambasciatrice lituana, molti cittadini sono detenuti in Bielorussia e nella maggior parte dei casi le autorità vengono informate dai parenti che ne hanno perso le tracce. Via alle esercitazioni navali congiunte di Russia, Cina e Iran nel Golfo di Oman. Più di 20 navi sono coinvolte nelle operazioni, tra cui cacciatorpediniere e fregate con missili guidati, navi di supporto per il rifornimento e diversi elicotteri navali. Le esercitazioni quest'anno hanno coinvolto anche gli Emirati Arabi Uniti, Azerbaijan, Kazakistan, Oman, Pakistan e Sudafrica in veste di osservatori. Negli ultimi anni l'Iran ha intensificato i suoi legami militari con Pechino e Mosca in un contesto di crescente tensioni con gli Stati Uniti. Il Parlamento europeo dovrebbe annunciare nei prossimi giorni un ricorso contro la Commissione alla Corte di Giustizia. Gli eurodeputati contestano lo sblocco di circa 10 miliardi di euro destinati all'Ungheria. The vote is closed. La Commissione aveva dato l'ok il mese scorso, poco prima del vertice del Consiglio europeo che ha approvato l'invio di aiuti all'Ucraina. 50 miliardi di euro su cui il premier ungherese Orbán aveva minacciato il veto per mesi. What is also very disturbing is that the moment when the commission took the decision that, you know, the money was going to be released, it was on the eve of a European Council summit where important decisions were to be taken on Ukraine and Orbán had already announced he was going to block it. So if on the eve of a European Council summit the European Commission take such a decision, which is very evidently meant to serve the European Council, then that is a very serious breach of the treaties, because the European Commission is not supposed to serve anyone. Thank you very much, Madam President. L'Europa ha congelato un totale di circa 20 miliardi di euro riservati all'Ungheria nei fondi di coesione e nel piano di ripresa e resilienza. La misura era stata motivata dalle carenze sullo Stato di diritto nel Paese. L'esecutivo europeo si è detto però soddisfatto della riforma giudiziaria approvata nel 2023 da Budapest e ha dunque sbloccato i fondi. In una risoluzione a gennaio il Parlamento europeo ha contestato che l'Unione non può cedere a ricatti né barattare i propri valori, minacciando il ricorso alla Corte di Giustizia. La decisione degli eurodeputati è presa, il via libera finale dovrà arrivare dalla Presidente Metsola entro il 25 marzo. Ancora una volta Joe Biden contro Donald Trump. I due si sono aggiudicati la nomina a candidati presidenziali dei partiti democratico e repubblicano dopo le primarie tenute negli stati di Georgia, Mississippi, Washington e Hawaii. Tutto secondo copione, grazie ai voti ottenuti ieri, Biden ha superato la soglia dei 1968 delegati necessari alla nomina presidenziale del Partito Democratico, Trump invece più dei 1215 delegati necessari per la nomina dei repubblicani.